forme, dimensioni, proiezioni ortogonali grafonumeriche. Gli argomenti da trattare sono ribaltamenti, simmetrie, angoli e pendenze, proiezione e restituzione di coniche, proiezione e sezione di poliedri e di quadriche. Affrontiamo il primo argomento, ribaltamento di alfa, di R, di sigma. Abbiamo qui preparato degli schemi per essere più rapidi nell'esposizione. È un piano alfa definito dalle rette orizzontali 28-29. Come vedete io utilizzo qualsiasi quota, ma di ogni piano utilizzo in genere due rette. Consideriamo un punto P sulla retta 29 e proponiamoci di ribaltare il piano utilizzando la retta di massima pendenza che contiene il punto P, retta di massima pendenza che è disposta in questo modo. Che cosa devo fare io? Devo ribaltare questa retta sul quadro. Per ribaltarla sul quadro ho bisogno di individuare la sua distanza. Questa distanza è U. Quindi per individuarla sul quadro, prima ruoto, ribalto intorno a questa traccia in modo tale da avere rispetto a questa linea che chiamo P', essendo questa l'unità U che deve essere sempre assegnata, rispetto alla P' io ottengo la P parentesi. Poi, giusto quello che ho predetto, che devo operare in questo modo, il punto P ribaltato, che proviene dal punto P', si ritroverà ribaltato in P asterisco e tutta la retta 29 si troverà in questa posizione. Ho ribaltato ruotando intorno alla retta 28 che è asse di omologia. Questo è asse di omologia. Se considero sul piano alfa una retta R, il suo punto R' si trasferisce per effetto del ribaltamento nel punto R asterisco. Il suo punto S' è un punto unito perché sta sull'asse di rotazione, quindi è sull'asse di omologia. Allora la retta R' si trasferisce nel ribaltamento in questa nuova posizione. Sarà la R asterisco. E se sulla retta R' ho considerato un punto Q', il suo ribaltamento sarà in Q asterisco sulla R asterisco, nella direzione U infinito, perché in effetti si tratta di un'omologia affine ortogonale. Non rispiegherò più come si ribalta un piano, ci rifaremo sempre a questa spiegazione. Qui abbiamo una figura sigma, voglio ribaltare la figura sigma, considero il piano che la contiene, il piano che la contiene lo determino in questo modo. Osservo che nella figura c'è un punto B a quota 30 e un punto C a quota 36, differiscono di 6 unità, l'unità è stabilita, divido in 6 parti questa distanza, individuo il punto che corrisponde al punto 32 e punto 33, siccome ho il punto A' a quota 32, questa è una retta orizzontale del piano da determinare e questa è la sua parallela a quota 33. Il piano è determinato, il problema si risolve rinviando al precedente. Per quanto riguarda la simmetria, dobbiamo occuparci di simmetrie sulla retta R, su alfa e su sigma, e simmetrie rispetto ad R e ad alfa. Ci sono due tipi di lavori da fare, uno è sul piano e uno è nello spazio. Sul piano possiamo considerare la retta R, sulla retta R vogliamo stabilire il punto C simmetrico di B, di A rispetto a B. E allora, che cosa devo operare? Devo riportare la distanza che c'è fra A' e B', oltre B', in B' C'. E dare a C' la quota che è la differenza, tenuto conto che fra 61 e 58 ci sono 3 unità, fra 58 e C' ci saranno 3 unità in meno, quindi 55. Definita la simmetria sulla retta, passiamo alla simmetria rispetto a una retta però su un piano alfa. Bisogna ribaltare il piano alfa.
Ribaltare il piano alfa significa considerare la retta di massima pendenza, considerare l'unità U riportata qui e ribaltata in questa posizione, la retta 12 si trasferisce qui per ribaltamento, questo è l'asse di omologia, la retta R ha il punto R' su 12 di quota 12 e si trasferisce qui, mentre quello sull'asse 11 è un punto unito, la retta R asterisco è questa. E se devo determinare il punto A asterisco mi servo di una qualsiasi via omologica, definisco il punto A asterisco. Se conduco da A asterisco la perpendicolare alla retta R asterisco, individuo questo punto che chiamerò B asterisco. Da B asterisco pervengo a B' sulla R'. In questo caso posso dire che unendo A' con B' individuo la direzione di simmetria che è una direzione obliqua coniugata alla R'. E quindi A'B' si riporta identicamente in B'C', il punto C' è il simmetrico di A' rispetto alla retta R. Passiamo oltre alla figura sigma. Nella figura sigma abbiamo lo stesso problema, c'è una retta e vogliamo individuare la simmetria rispetto a questa retta, quindi la direzione della obliqua coniugata. Bene, si considera nella figura sigma la retta a quota 17 perché abbiamo il punto B prima a quota 20, C prima a quota 22, quindi avremo la possibilità di individuare il punto 17, ovvero tra 17 e 22 possiamo individuare il punto 20 e quindi unendo il punto 20 con questo punto individuato e il punto 21, per il punto 21 conduciamo la retta parallela, abbiamo individuato il piano alfa che contiene tutta la figura e che quindi riporta al problema precedente per cui abbiamo risposto al quesito. Qui abbiamo invece il problema dello spazio, il punto P è nello spazio, la retta è nello spazio, vogliamo determinare il simmetrico di P rispetto ad R nello spazio. Consideriamo il piano che contiene la retta R e il punto P. Come si fa? Si prende l'intervallo 116-114, si riporta in 112 e si individua il punto medio che è 113. Bene, avendo due punti a quota 113, la retta che li contiene è questa, la parallela per 114 definisce con la precedente il piano alfa. E avendo definito il piano alfa, opero come ho detto precedentemente. Per quanto riguarda quest'altro esercizio, invece si tratta della determinazione del punto simmetrico di P rispetto al piano alfa nello spazio. Il punto P non appartiene al piano, se appartiene al piano è se stesso. Non appartiene al piano, allora considero il piano che contiene il punto, è proiettante e contiene anche la retta di massima pendenza che passa proprio per la proiezione di P'. Questo piano ribaltando, se qui riporto la unità U, ottengo la retta ribaltata e quindi ottengo il ribaltamento. Però in questo caso dico che il punto P ribaltato a quota 12 deve trovarsi in questa posizione perché io ho ribaltato a quota 11. Quindi riporto la U, individuo P asterisco e siccome questa qua è la R asterisco, la retta di massima pendenza ribaltata, la distanza fra P e la retta, questa la perpendicolare, mi dà la direzione secondo cui avviene la simmetria. Bene, cosa individuo qui il punto K primo e rispetto a K primo il punto simmetrico sarà alla stessa distanza, per cui Q primo è il simmetrico di P rispetto al quadro. Passiamo a quest'altro problema, il problema dell'angolo, angolo e pendenza tra rette, tra R ed alfa, tra piani. Qui abbiamo un problema identico a quello precedente, considerata la retta di massima pendenza, si considera la P parentesi, considera il ribaltamento, si considera la retta 76 asteriscata. Questo punto della retta S' si trasferisce in questa posizione, mentre quello della retta R si trasferisce in questa posizione. I punti uniti si uniscono con i rispettivi ribaltamenti e quindi si ottengono le due rette, il cui angolo, sono rette ribaltate e asterisco ed asterisco, il cui angolo è l'angolo richiesto fra le due rette complanari. Qua abbiamo una retta che non appartiene al piano alfa e questa retta
forma un angolo col piano alfa. E per determinare la retta, conduciamo dal punto 86 della retta la perpendicolare al piano alfa. Sappiamo che prima dobbiamo definire l'intervallo della perpendicolare. L'intervallo della perpendicolare, si è detto precedentemente, si ottiene inviando da questo punto la perpendicolare. Questo è l'intervallo della n perpendicolare e deve essere riportato dal punto 86 per ottenere 85 in senso inverso a quello che è la crescita del piano. Siccome il piano diminuisce in questo senso, la retta diminuisce in questo senso. Quindi il punto 85, riportando l'IDN qui, è questo. Se uniamo il punto 85 e conduciamo dal punto 86 la parallela, questo è un piano beta che bisogna ribaltare. Ribaltiamo il punto 86, il quale si troverà in questa posizione, perché al solito io considero il ribaltamento rispetto alla quota 85 della quota 86, riporto la U, ribalto, la quota U è più lunga qui, ribalto e ottengo il punto P asterisco, che è questo qui, il corrispondente di P'. I punti uniti sull'asse di rotazione sono questi due. L'angolo fra la retta perpendicolare e il piano l'ho determinato in questo modo, anzi fra la retta perpendicolare e la retta data in questo modo, fra la retta e il piano invece è il complemento. Il complemento di tutto quest'angolo è questo. Quest'angolo qui quindi è l'angolo R alfa richiesto. Per quanto riguarda invece l'angolo fra due piani, l'angolo fra due piani si definisce un punto nello spazio a quota qualsiasi. Ho scelto un punto 1. E individuate l'intervallo della retta perpendicolare al piano alfa e quello perpendicolare al piano beta, li riporto dal punto 1 in parallele, quindi perpendicolare alle rette orizzontali dei due piani, ottengo i punti 0 e quindi la retta 0, il punto la quota 1 mi consente di definire il piano che contiene queste due rette, ribalto il piano individuando la posizione del punto 1 ribaltato e unisco con i punti uniti sulla retta 0. Questo qui individuato è l'angolo fra i due piani. Passiamo adesso all'altro argomento, cioè la proiezione e restituzione di circonferenza e di conica. Ho assegnato il raggio R della circonferenza da rappresentare sul piano alfa. Il piano alfa è definito da 125 e 126, da queste due rette. Considero la retta di massima pendenza e scelto il punto O di centro della circonferenza in proiezione, il punto O'. Dal punto O' posso condurre subito il diametro in vera grandezza, perché sappiamo che in una circonferenza il diametro parallelo al quadro è si conserva in dimensione, perché proiettiamo da un centro all'infinito sul quadro, e quindi abbiamo, questo è il vero diametro. Poi ribaltando la retta di massima pendenza al solito, perché riporto la U in questa posizione e quindi ottengo la retta di massima pendenza più ribaltato, su questa individuo il punto O ribaltato e riportando il raggio simmetricamente trovo il C ribaltato e D ribaltato. Ebbene, proiettando il D ribaltato sulla retta P', ottengo P', C'. Questo è l'asse minore, questo è l'asse maggiore, la circonferenza ha la proiezione ellittica che è individuata da questi due assi. Qui abbiamo un problema di proiezione di una ellisse data sul piano alfa. L'ellisse è data sul piano ribaltato. Allora dobbiamo procedere all'inverso. In questo senso occorre sempre avere la retta ribaltata, la retta 13 ribaltata è questa qui, 13 asteriscata. Su questa retta io prolungando il diametro CD ottengo P asterisco e quindi P', e quindi su questa retta proiezione di quella ottengo il punto D' e il punto C', ottengo quindi un diametro e il punto O'. Se considero per l'omologia la retta corrispondente all'altro diametro, vi definisco A' e B', i due diametri mi consentono di definire la ellisse che corrisponde a quella richiesta. Qui invece abbiamo una ellisse data mediante due diametri coniugati già sul piano, disegnata sul piano, e voglio trovare la vera forma e grandezza di questa
ellisse. Allora devo procedere al ribaltamento della retta del piano, 159 rispetto a 158. E considero il prolungamento di questo diametro e quindi ritrovo il suo ribaltamento in D asterisco C asterisco. Determino anche O asterisco e utilizzando quello che è il dettame della omologia ottengo il punto A asterisco, B asterisco, i due diametri asterisco, B asterisco, C asterisco, D asterisco definiscono le diametri coniugate per la ellisse da disegnare in vera forma e grandezza corrispondente a quella segnata. Per quanto riguarda invece la proiezione e sezione di prisma piramide con base su pi greco su alfa contorno apparente, posso dire di avere preparato qui una figura in cui si vede un prisma obliquo, la base è appoggiata a livello 0, ha un'altra base parallela a livello 4, considero un piano alfa che ha la retta 0 che taglia la base in questi due punti, sono due punti per cui questo è già il primo lato della sezione. Per quanto riguarda la 4, taglia la base superiore in questi due punti, e anche questo è fa parte della sezione. E se considero l'intersezione di questo spigolo, per determinare l'intersezione di questo spigolo col piano alfa, considero la retta a quota 4 arbitrariamente scelta, la parallela da 0, individuo questi due punti che mi consentono di determinare il punto E sullo spigolo. Determinato il punto E corrispondente al punto di base, posso dire che mezza questa qui e questa costituiscono già la metà della sezione. Guardiamo dall'altro lato, dobbiamo trovare l'intersezione su questo spigolo. Per determinare l'intersezione su questo spigolo posso seguire una via qualsiasi dell'omologia. Per esempio posso considerare dal punto di base, cadendo su un altro punto di base, la parallela all'asse. Allora, secondo la direzione del centro di omologia, che è un'omologia affine obliqua e all'infinito in questa direzione, trovo il corrispondente di questo punto su questa retta che è corrispondente di quella, ritorno indietro parallelamente all'asse, individuo il punto F' che è il corrispondente del punto F di base. E allora in questo caso io posso unire subito quest'altro e posso unire quest'altro. La sezione è quella che ho rimarcato e il contorno apparente è costituito dagli spigoli di contorno che sono parte, fanno parte della base inferiore, parte della base superiore e parte sono gli spigoli laterali del prisma. Qui abbiamo un prisma ortogonale poggiato sul piano alfa, ortogonale perché vedo che gli spigoli hanno la direzione della massima pendenza e quindi quella della retta perpendicolare e noi possiamo considerare un piano beta che intersechi questo prisma, come ci regoliamo? E ci regoliamo in questo modo, dobbiamo trovare un'intersezione, la quotatura di questo spigolo, di uno spigolo. Considero questo spigolo, considero il piano che contiene lo spigolo proiettante e riportando su questa retta qui la U, ribalto la retta di massima pendenza, individuo su quella il punto B, e conduco la perpendicolare. Su questa perpendicolare individuo il punto a quota 5 perché io ho ribaltato al livello 5 della retta 5 del piano alfa e il punto a quota 6 che corrisponde a questo punto qui. In proiezione ci ho determinato sullo spigolo i due punti di quota 6 e di quota 5. Se conduco dal punto 6 una retta qualsiasi, dal punto 5 la retta parallela, unendo i due punti interseco lo spigolo in questo punto qui, che è il punto B' corrispondente a quello di base. In questo caso allora io prolungando il lato utilizzo l'omologia, attenzione che l'omologia ha come asse la retta comune ai due piani e quindi la retta comune ai due piani è precisamente quella in cui si intersecano la retta 5 del piano beta col piano alfa e la retta 6 così. Questa è l'asse di omologia. Quindi utilizzando la sedomologia io posso definire questa intersezione e quindi la sezione, il lato di sezione sulla prima faccia. Se voglio posso proseguire in questo senso e quindi prolungando questo di qua io posso dire che siccome il lato di base già contiene questo punto corrispondente di questo, continuo e ho l'altro lato. E così di seguito posso determinare tutto il resto.
Qui abbiamo una piramide obliqua con la base poggiata sul piano 0, ho il piano 0,5 disposto in questo modo e considero che l'intersezione sulla base già ha due punti definiti, il punto A e il punto B, devo trovare l'intersezione degli altri tre spigoli e opero in questo modo. E le vie del disegno sono infinite. Considero la retta a piacere mio, V5 e interseco la retta 5 del piano. E considero un piano che contenga lo spigolo, questo spigolo qui, per cui da qui conduco la parallela alla retta 5. E individuo qua su questo punto il punto 0. La parallela alla retta, e considero, cioè sto considerando i piani del fascio che contengono questa retta, che contengono i punti di base degli spigoli, e individuati i tre punti, con una unica azione determino le intersezioni sugli spigoli. Uno è questo, l'altro è questo. Unendo i punti ottengo la sezione. Quindi la sezione la ottengo utilizzando questa via, vie diverse. Qui abbiamo adesso la proiezione, sezione di cilindro, cono, sfera poggiata su pi greco su alfa, contorno apparente. E la figura mostra un cilindro obliquo che ha la base inferiore sul piano 0 e la base superiore sul piano 1. E il piano alfa ha la retta 0 e la retta 1. Vedo la retta 0 che interseca la base, quindi ottengo già la prima parte della sezione. Tutte le generatrici vengono intersecate dal piano alfa. Individuiamo però per prima l'intersezione sull'asse. Per individuare l'intersezione sull'asse io considero una retta qualsiasi per il punto 1 e la retta analoga parallela per il punto 0. Intersecando e unendo questi due punti ottengo il punto P, intersezione sull'asse, e quindi se voglio su questa generatrice dove avviene l'intersezione con il piano alfa, unisco il piede della generatrice col punto 0 dell'asse, individuo il punto sull'asse di omologia che è la retta 0 e quindi unendo col punto corrispondente individuo qua il punto di intersezione, un punto dell'intersezione dell'ellisse che ottengo. Guardate che la cosa più importante è individuare i punti di intersezione dell'ellisse tangente su queste generatrici di contorno apparente. Per quanto riguarda questo esempio, vedo che si tratta di un cono con la base poggiata sul piano pi greco, a quota 0, al vertice V a quota 5, e il centro della base è questo, a quota 0. Allora individuo su questo asse il punto di intersezione col piano alfa, e una volta individuato io utilizzo l'asse di omologia 0 per determinare, per esempio, l'intersezione su questa generatrice. Come faccio? Unisco il piede della generatrice col punto C0, individuo il punto sull'asse, unisco col punto corrispondente e individuo il punto di intersezione. Questo mi consente, ripetendolo, di trovare l'intersezione su tutte le generatrici e quindi trovare l'ellisse. Guardate che l'ellisse qua passa in questa zona qui, fra il vertice e la base, non ha punti di contatto. Questo qua invece è un cono importante, è poggiato sul piano alfa e ha l'asse ortogonale al piano alfa. E devo quotare quest'asse per trovare l'intersezione col piano beta. E quindi che cosa faccio io? Considero il piano che contiene questo spigolo proiettante, ribalto, trovo la retta ribaltata e su questa, la retta ribaltata su questo piano qui, riporto la U rispetto alla 0, riporto la U in questo punto, questo segmento, unisco e ottengo la retta ribaltata, la massima pendenza ribaltata, individuo qui il punto V, conduco la perpendicolare è il punto 0 in questa posizione e il punto 6 all'estremo della dimensione U, il punto 1 ce l'ha in questa dimensione. E quindi la posizione del punto 1 sull'asse è questa, ho quotato l'asse, interseco con beta. Per trovare intersezione con beta, che cosa faccio? Considero due rette parallele passanti per il punto 1 e per il punto 2, in modo tale da intersecare sia la retta 1 che la retta 2. In definitiva trovo l'intersezione. L'intersezione sull'asse è questo punto, cioè in questo punto ho l'intersezione col piano beta. Il problema si risolve allora come avevo fatto prima, soltanto da tenere presente che l'asse d'omologia è l'intersezione dei due piani, e cioè è questa retta qui. Quindi se io voglio determinare l'intersezione con la generatrice che ho segnato, la G', il punto di base si unisce col punto di base dell'asse, si interseca qui l'asse d'omologia, si fa in questo modo, qui otterrò il suo punto di intersezione. Passiamo oltre, qui abbiamo invece una sfera,
una sfera che è poggiata a terra perché il raggio è pari a 3 volte la U e la quota del centro è a quota 3. Quindi posso dire che l'equatore è a quota 3, il punto se io considero il piano che taglia seziona la sfera in questo modo e la ribalto, troverò che la circonferenza tocca la base in questo modo. La sezione circolare che viene ribaltata in questo modo. E essendo a quota 3 il centro, se ribalto la retta di massima pendenza riportando 3 volte U, ottengo la retta di massima pendenza ribaltata. Allora mi accorgo che la sezione circolare viene intersecata da questa retta in questi due punti, che corrispondono a quelle che sulla retta sono A' e B'. Questo è un asse, è l'asse minore dell'ellisse che corrisponde alla sezione circolare generata dal piano alfa che interseca la sezione, la sfera. Per quanto riguarda invece il centro, devo considerare perpendicolare a questa, dal centro, il punto K e quindi avere qui la posizione di K, ma ho anche la posizione del diametro asse maggiore, la cui dimensione, badate, deve essere pari alla corda che corrisponde al diametro della sezione circolare. Quindi avendo i due assi io realizzo l'ellisse. Qui invece ho un altro esempio, ho una sfera il cui contatto con il piano alfa è proprio il punto P, cioè la sfera tocca il punto P, la posizione del suo centro è questa, io considero il ribaltamento e considero la retta di massima pendenza, ribaltata, su questa riporto il punto P, so che la sfera deve avere il raggio fino a raggiungere la posizione di C ribaltato. Questo è il raggio della sfera e determino la circonferenza. Determinando la circonferenza trovo il diametro che si proietta e determina, definisce la proiezione dell'equatore della sfera, alla stessa quota di C. O adesso ho il piano beta che taglia la sfera, ma è lo stesso problema di prima e quindi lo risolviamo come prima. Qui abbiamo invece la proiezione della sezione, abbiamo il piano tangente, e precisamente trattiamo il problema tangenza tra alfa e cilindro, tra cone e sfera. La tangenza su questo cilindro la voglio realizzata sulla generatrice R, il cilindro lo leggo alla base 0 e alla base 3, per questo punto qui, perpendicolare al raggio che unisce il punto di tangenza col centro, otterrò la retta 0, per questo punto perpendicolare al raggio otterrò la retta 3, il piano tangente è quello che ho disegnato adesso. Qua invece abbiamo una sfera, nella sfera voglio un piano tangente che tocchi la sfera nel punto P, P appartiene alla parte superiore dell'emisfero superiore, se considero il piano che taglia verticalmente, ortogonalmente, in modo proiettante, e lo ribalto intorno alla retta 5 dell'equatore, intorno a questa retta, il punto P si ritroverà in questa posizione. E quindi rispetto al raggio troverò la tangente perpendicolare e individuerò questo punto che è il punto sull'equatore. La quota 5, mentre la quota 6 l'avrò in questa posizione perché la U è tanta e in questa posizione avrò la quota 6. Il piano che è tangente la sfera nel punto P è questo appena definito. Se voglio il piano tangente lungo la generatrice del cono obliquo di base 0 e di vertice V, basta condurre da qui la tangente alla base ed è la quota 0 e dal punto V, dovendo contenere il vertice, la retta parallela e quindi a quota 5, il piano alfa è determinato in questo modo. Passando oltre, trattiamo l'argomento intersezione tra retta e solido, qua c'è un cilindro con la retta R e la retta R ha il punto 0 e il punto 5, la base del cilindro è la base inferiore a quota 0, quella superiore a quota 5, allora individuo la retta parallela all'asse e su questa retta parallela all'asse individuo il punto 0 che è pari a questo segmento qui riportato qua. Il punto 0 col punto 0 è una retta del piano che è secante la base lungo in questi due punti e il cilindro lungo queste due generatrici e le due generatrici sono complanare alla retta R e quindi individuano i due punti di intersezione richieste. Per quanto riguarda la intersezione di retta con il cono, vediamo il cono alla base circolare sul piano 0, il vertice a quota 5, bene, posso riportare parallelamente alla retta questa retta passante per il vertice V e la retta passante per il vertice V con questo intervallo individuo il punto 0. La retta di quota 0, che è la traccia del piano che contiene il vertice e la retta R,
questo piano determina la retta del zero, determina sulla base due punti piedi di generatrici. Queste sono le due generatrici e considerate che sono con panale alla retta, i due punti di intersezione che desideravo erano questi. Per quanto riguarda invece la appartenenza di P a solido, distanza di P da solido, esposizione ad un punto P, devo dire che ho preparato una piramide obliqua, la base della piramide è a quota 0, il vertice a quota 5, il punto P di quota 2 è sulla faccia che sto indicando, la retta che dovrebbe appartenere, a cui dovrebbe appartenere il punto è questa, ma se divido questa retta in 5 porzioni perché passa da quota 0 a quota 5, mi rendo conto che P non appartiene alla quota 2 di questa retta e quindi non appartiene alla piramide. Anzi, in questo caso, avendo una quota inferiore, significa che dovrei spostarla in questo modo per appartenere alla piramide, il punto è esterno alla piramide. Qua abbiamo invece un cono di base 0 e il punto P appartiene o non appartiene al cono. Bene, considero la retta, che è la generatrice, che dovrebbe contenere il punto P. Questo è il punto 0, questo è il punto 5. Se ripartisco in 5 parti questa distanza, trovo che il punto P, se ha la quota analoga, e appartiene alla generatrice, altrimenti in questo caso non appartiene alla generatrice, dovrebbe trovarsi in questa posizione per appartenere alla generatrice. Anche in questo caso, dovendo spostare verso il cono il punto di quota 2, vuol dire che sono fuori dal cono. Qui abbiamo invece un punto P e dico, mi domanda, ma appartiene alla superficie sferica? Se la sua distanza è uguale al raggio, sì. E io verifico subito, perché congiunto questo, riportando qua una volta e mezzo la differenza di quota fra il punto e l'equatore 3, osservo che ripartendo proprio rispetto all'equatore, il punto P viene fuori dalla retta, anzi, vedete, il suo raggio è la sua distanza è maggiore del raggio, quindi non appartiene alla sfera. Qui abbiamo la seconda parte del problema, cioè la distanza del punto P dalla faccia sigma. La faccia sigma è questa, è una piramide che ha la base tutta a quota 0, pentagonale, al vertice a quota 5, per definire se P appartiene o no alla faccia, definisco il piano che contiene la faccia. Questa è la retta 0, questa è la retta 5, questo è il piano che contiene la faccia. Ribalto, considero il taglio ortogonale che contiene la retta di massima pendenza e ribalto. Nel ribaltare intorno a questa retta, il punto P, se lo traslo orizzontalmente, parallelamente alla faccia, la sua distanza dalla faccia non varia, quindi lo reputo trasferito qui, traslato qui. Nel ribaltarlo, ribalto 4 volte U ed ho il punto P ribaltato in questa posizione. Mentre ribaltando la retta di massima pendenza della faccia, che si ottiene riportando qui la U, 6 volte, quanto è la distanza fra questo punto e fra il punto 0 e il punto a quota 5, 5 volte, anzi 5 U, e unisco con questo punto 0, questa è la U, 5 U, la retta ribaltata, la distanza del punto P dalla faccia del cono sigma è questa, ortogonale, quindi si verifica in vera grandezza. Per quanto riguarda questo qua, è un cono di vertice V a quota 5 di base a quota 0 circolare, c'è il punto P, voglio sapere che distanza ha il punto P dal cono. Allora io conduco qua, conduco il segmento pari alla dimensione 8 che misuro su questo segmento qui. Ho il punto 0, il punto 5 determina il punto 8, lo trasferisco qui. La retta 0 con la retta 0 interseca il cono secondo due generatrici. Questo è il punto V, è questo, queste sono le due generatrici. L'altra non interessa l'altra. Questa generatrice la ribalto, per ribaltare che cosa devo fare? Ribaltare intorno a questa retta, ma ribaltare intorno a questa retta significa che qua è il punto V e che devo ribaltare in questo modo l'ipotenusa di un triangolo rettangolo che ha in questo senso la direzione di 5U, in questo senso la direzione di 5U, la U è questa, quindi considero questo ribaltamento. E ribalto la quota 5, questa quota 5 si ribalta in questo modo, trovo il punto V ribaltato, la generatrice ribaltata è questa, analogamente qui considero la retta che passa per P, il raggio si deve trovare in questo modo, riportando qui 8 unità, l'ipotenusa,
Ribaltando questo ottengo la posizione di 8 ribaltato, di questo punto P ribaltato. Ottenuta la P ribaltata e avendo qui la generatrice ribaltata, la distanza che sto segnando adesso, questa, è la distanza di P dal cono. Per quanto riguarda la sfera, il punto P, quanto dista dalla sfera, è un esercizio che abbiamo risolto poco fa, è questo esercizio. Trovandosi a quota 5, se considero questo taglio sull'equatore, ribalto intorno all'equatore, devo ribaltare qua due volte U. Ribaltando due volte U, la distanza tra il punto P e il punto centro, P ribaltato, centro della sfera, è questa. Tolto il raggio, la distanza che devo determinare è questa qui. Qua stesso c'è un altro problema, ed è l'ultima esposizione ad un punto P. Nell'esposizione ad un punto P devo dire che considero il piano che contiene P e Q, e mi domando, P vede Q o non lo vede? P è a quota 5, Q è a quota 4. Allora ribalto questo piano, intorno al livello 3, perché è il livello dell'equatore. Ribaltando il punto 5 si riporta due volte U, e il punto 4 si riporta invece una volta U. Considero questa retta interseca o non interseca la sezione di questo piano con la sfera. La sezione per metà è al di sopra dell'equatore, per metà al di sotto è una circonferenza proiettante che ribaltata mi si disegna sotto forma di circonferenza. Questa circonferenza qua. Se la retta P ribaltato Q ribaltato non appartiene, non tocca la circonferenza, allora il problema è risolto. Se consideriamo in questo caso se P vede il punto Q del cono, allora posso fare questo ragionamento. Unendo P con V ottengo una retta che interseca al livello 0 la retta poco fa considerata la 0. E se conduco dal punto 0 la tangente alla base, individuo qua un punto K di tangenza, che unito col punto V mi definisce una generatrice. Se il punto appartiene a questa generatrice, il punto P vede quel punto così, per miracolo. Se invece il punto Q è al di là di questa generatrice, devo dire che il punto dalla posizione P si vede il cono per tutta questa zona qua, definita dalle tue tangenti e dalle tue generatrici. Quindi fra questa generatrice e questa generatrice, tutta questa zona del cono è in vista da P. Se il punto sta al di là del limite del contorno apparente da P, allora il punto non si vede. Se sta da questo lato, il punto è nella zona in vista. E la stessa cosa si può fare anche in questo caso, considerando che il punto P, se voglio sapere se il punto P vede questa faccia, devo considerare il piano della faccia, intersecare e quindi ottenere se il punto P sta dal lato esterno e quindi vede la faccia o dal lato interno e quindi non lo vede. Io penso di avere dato una idea della fantasia che si deve utilizzare quando si parla di disegno. Nel proporre gli esercizi ho cercato sempre di orientarmi verso esercizi generici, non particolari, quelli che si risolvono a tappo. La difficoltà è proprio nell'individuare la via per aggredire il mistero che ogni immagine ci propone, e noi dobbiamo sviscerare dagli elementi che ci mostra tutto quanto ci consente di risolvere il problema e rispondere alle domande. Credo di avere finito la lezione a questo punto, quindi vi devo raccomandare che volete approfondire gli argomenti trattati, potete consultare il sito internet. Arrivederci.